Buonasera e bentrovati alla terza edizione della TG6. Superano i 10.000 euro gli stipendi dei consiglieri regionali. Leandro Bracco mostra le carte con tutte le voci di rimborso e propone una legge per ridurre il costo fino a 900.000 euro l'anno. Ai microfoni di Francesca Romana Testi. 6.600 euro di base, un'indennità di funzione che varia da 2.700 a 800 euro, più un rimborso per esercizio del mandato, tradotto chilometri percorsi in macchina, di 4.100 euro netti. Questi gli stipendi dei consiglieri regionali della Regione Abruzzo, attualmente in vigore e deliberati dall'ex presidente di consiglio Nazario Pagano. Leandro Bracco, trovate le carte, presenta una proposta di legge per la riduzione dei compensi. Perché io trovo veramente che sia una sprangata in testa, un pugno nello stomaco verso la collettività abruzzese, che un consigliere regionale debba mettersi in tasca quella cifra per dei rimborsi spese che forse non esistono, o che comunque, se esistono, esistono molto, molto parzialmente. E la cosa importante è che, se la mia proposta di legge, che andrà in commissione a settembre, dovesse essere approvata, il risparmio per le casse esangui della Regione Abruzzo si attesterebbe all'incirca sui 900.000 euro. Io appunto, in questa proposta prevedo che coloro i quali risiedono in una città che dista al massimo 50 km rispetto all'Aquila si portino a casa non più 4.100 ma 1.500. Chi risiede fra i 50 e 100 km 2.000 e oltre i 100 km di distanza rispetto all'emiciclo all'Aquila 2.500. Quindi io faccio affidamento al buon senso e alla decenza dei miei colleghi. Questa delibera è firmata da Nazario Pagano. Si parla del governo Chiodi, la data risale al 27 dicembre 2012. La cosa si commenta da sé, chi ascolta ha l'intelligenza per capire diciamo, la matrice della decisione. Perché non viene ufficializzata l'uscita dal commissariamento della sanità abruzzese? Se lo chiedono i consiglieri regionali di centrodestra, che spiegano come i conti siano in regola già dal 2014. Ai microfoni di Giorgio Alessandri. Non sarebbe cosa fatta, come invece annunciato dal centro-sinistra, l'uscita dal commissariamento per la sanità abruzzese. Ne sono convinti dalla minoranza in consiglio regionale, dopo che il centro-sinistra è andato sotto nell'ultima seduta e chiedono chiarezza ad Alfonso e suoi. Da 3 anni i conti avrebbero consentito, secondo l'ex governatore Chiodi, l'uscita dalla gestione commissariale della sanità. Eppure, il decreto che ufficializzi un passo annunciato in pompa magna dal governatore D'Alfonso ancora non viene reso noto. Perché, si chiedono le opposizioni? La Regione Abruzzo è ormai nelle condizioni di uscire dal commissariamento dal 31 dicembre del 2014. Perché ha restituito i 564 milioni di euro che trafugò dal bilancio della sanità verso il bilancio regionale? Perché era in equilibrio ormai da 3 anni? E perché aveva raggiunto il punteggio minimo dei livelli essenziali di assistenza, che non aveva mai raggiunto nella sua storia l'Abruzzo, era una delle regioni di commissariamento. Queste sono le condizioni del commissariamento. Ove ne non fossero sufficienti queste, significherebbe che dovrebbero commissariare altre 9 regioni italiane che non hanno queste condizioni e invece non le commissariano. Allora, noi siamo usciti dal commissariamento di fatto al 31 dicembre del 2014, potevamo uscire. Perché siamo ancora nel commissariamento? Ci sono stati 2 anni di gestione. Delle due l'una: o il dubbio che ha posto Mauro Dalmazio, cioè la non volontà di uscire dal commissariamento per poter fare una serie di provvedimenti che, come avete visto, riducono l'offerta sanitaria pubblica e lasciano invariata, con notevoli miglioramenti direi sotto, con altri sotterfugi, quelli della sanità privata. Ma c'è anche un altro aspetto, cioè io non vorrei che il Ministero sia a conoscenza evidentemente di alcuni aspetti che denotano un trend non più in miglioramento delle dinamiche sanitarie, bensì in peggioramento.
Passiamo alla cronaca, incidente agricolo mortale nelle campagne di Borrano, frazione di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo. Un agricoltore di 83 anni, Alfonso Petrucci, è morto schiacciato dal suo mezzo agricolo. Il mezzo è stato trovato sul fondo di una scarpata a ridosso della piazzetta del piccolo borgo civitellese. Inutili soccorsi scattati quando qualcuno che ha visto il mezzo rovesciato nel dirupo ha lanciato l'allarme. Sul posto sono giunti sia i vigili del fuoco di Teramo sia il personale sanitario del 118. Ed è stata fissata al prossimo 2 dicembre l'udienza in Cassazione sulla cosiddetta Sanitopoli abruzzese. A fare ricorso è stato l'avvocato Gian Domenico Cagliazza per chiedere di annullare la condanna a 4 anni e 2 mesi di carcere per l'associazione per delinquere e induzione indebita, ovvero la vecchia concussione così come rimodulata dalla legge Severino emessa quasi 8 mesi fa dalla Corte d'Appello di L'Aquila nei confronti dell'ex presidente della Regione Abruzzo, del Turco, nell'ambito del processo su presunte tangenti nel mondo della sanità. In primo grado del Turco era stato condannato a 9 anni e 6 mesi. La Corte Aquilana in particolare ha condannato l'ex governatore per 6 capi di imputazione rispetto ai 18 riconosciuti con la sentenza di primo grado. Nello specifico, del Turco è stato assolto da 12 capi di imputazione riferiti ai reati scopo dell'associazione contestata per insussistenza dei fatti, nonché da tutti quelli relativi ai reati strumentali, abusi in atti di ufficio e falso ideologico. Il grande accusatore, Vincenzo Maria Angelini, ex titolare della clinica Villa Pini di Chieti, in appello è stato invece assolto dall'accusa di corruzione. In primo grado era stato condannato a 3 anni e 6 mesi. Nel ricorso in Cassazione l'avvocato Cagliazza parla sostanzialmente di carenze, contraddittorietà e illogicità della motivazione e di violazione della legge, soprattutto rispetto alle norme che riguardano la verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da Angelini. Hanno fatto ricorso anche l'ex consigliere regionale Camillo Cesarone, l'ex segretario della presidenza Lamberto Quarta, gli ex assessori Bernardo Mazzocca, Antonio Boschetti, l'ex manager della ASL di Chieti Luigi Conga e Angelo Bucciarelli. Abruzzo all'ottavo posto in Italia per furti in abitazione. Il dato emerge da un'indagine tra over 60 analizzata da Confartigianato Abruzzo. Percezione di non sicurezza in crescita tra gli anziani, specie nelle città maggiori. Alfredo Primante. 17,7 famiglie su 1000 in Abruzzo subiscono un furto in abitazione. La regione così si colloca all'ottavo posto della graduatoria nazionale. È il dato che emerge dallo studio condotto dalla Confartigianato Abruzzo sui primi risultati dell'indagine ANAP ANCOS, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati e Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, su un campione di over 60 rispetto all'esposizione degli anziani alle truffe. In crescita anche la percezione di insicurezza. Infatti il 32,4% delle famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio criminalità nella zona in cui vive, percentuale in aumento del 5,3% rispetto all'anno precedente. Se il dato regionale è inferiore alla media italiana del 41%, la percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea, che si ferma al 25,3%. Come nel resto del paese, anche a livello regionale, più è grande la città di riferimento, più cresce la percezione del rischio. Insicurezza che aumenta in modo proporzionale anche rispetto all'età degli intervistati, vale a dire che più si è anziani, più si teme di essere vittima di furti, truffe e raggiri. In attesa dell'indagine definitiva, questi dati, seppur ancora generici e provvisori, commenta il presidente di Confartigianato Abruzzo Luca Di Tecco, la dicono lunga sulla percezione di insicurezza dei cittadini e soprattutto degli anziani in Abruzzo. Da anni l'ANAP regionale è impegnata sul fronte della sensibilizzazione, continua Di Tecco, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e prevenire reati, come testimoniano le numerose campagne antitruffa che anche nella nostra regione si svolgono ogni anno. E all'Aquila un'enorme voragine si è aperta in via Aldo Moro, nei pressi di un cantiere, una tragedia sfiorata visto che la strada è normalmente sempre molto trafficata. Vediamo. Tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri tra via Aldo Moro e via San Sisto nei pressi di un noto bar pasticceria. Una enorme voragine si è aperta trascinando con sé asfalto e terra in una zona molto trafficata e dove solo per casualità non stavano transitando automobili.
Proprio all'incrocio era stato abbattuto un edificio lesionato dal terremoto e, stando ai primi accertamenti, il crollo sarebbe da addebitarsi al cedimento del muro di contenimento che delimitava il confine tra la strada e la palazzina denominata Gianmaria. La voragine ha inghiottito asfalto e la recinzione del cantiere, costringendo ad un superlavoro vigili del fuoco e la polizia municipale, che ha provveduto a chiudere al traffico il tratto di strada di via Aldo Moro, tra l'incrocio con via San Sisto e quello con via Colle Pretara. Molteplici le conseguenze del crollo, del quale ora dovranno essere accertate le responsabilità. Ciò che è certo è che il danno è ingente e prima di tornare alla riapertura della strada e alla normalità passeranno mesi, con conseguente disagio al traffico, già messo duramente alla prova, dai lavori di ricostruzione che spesso e volentieri portano a deviazioni e cambi di percorso. Infine, ma non meno importante, la vicenda dei residenti dell'edificio, che dopo l'abbattimento speravano in un rapido avvio dei lavori di ricostruzione, che inevitabilmente adesso slitteranno di diversi mesi. La provincia di Teramo ha inviato alla Regione Abruzzo una diffida legale per il pagamento dei contributi per il servizio di trasporto disabili, circa 1 milione di euro. Come è noto, dal 1 gennaio 2016, per effetto della riforma sugli enti di area vasta, la provincia non ha più alcuna competenza sui servizi sociali, ma ha continuato ad assicurare il trasporto e l'assistenza materiale al fine di tutelare l'interesse prevalente degli studenti con disabilità, anticipando circa 900.000 euro. Con fondi propri di bilancio. Va sottolineato inoltre che l'ente gestisce direttamente il servizio per il comune di Teramo, oltre 385.000 euro, a seguito del rifiuto da parte dello stesso di organizzare il servizio di trasporto e assistenza scolastica nel proprio territorio. E tutto questo sta accadendo, si legge ancora nella nota, nonostante la difficile situazione finanziaria della provincia di Teramo e nonostante puntuali accordi e regolamentazioni. Uno, l'intesa sottoscritta in sede di conferenza Stato-Regioni l'11 settembre del 2014, che attribuisce appunto alle regioni il compito di procedere alle attribuzioni e al trasferimento delle funzioni. Due, la legge regionale 32 del 20 ottobre 2015, che assegna ai comuni le funzioni oggetto della diffida, garantendone la totale copertura finanziaria da parte della Regione. 3. La legge di stabilità del 2016, che le assegna alle Regioni dal 1 gennaio 2016. Quindi la Regione Abruzzo ora ha 30 giorni di tempo per procedere al pagamento. E a Pescara è sceso sensibilmente il numero dei verbali comminati nel 2016, 20% in meno secondo i calcoli del Comune, anche se sono aumentati gli incassi grazie alla riscossione di tutte le sanzioni notificate a fine 2015. Vediamo. Esce una nota del Comune di Pescara che riguarda le sanzioni sulla viabilità. La nota positiva è che diminuiscono le sanzioni, ma in realtà per le casse del Comune c'è un maggiore introito. Si succede che rispetto all'annualità scorsa, nel 2016, abbiamo registrato un meno 20% di multe. Questo è un dato importante perché le multe non piacciono a nessuno, però il rispetto delle norme stradali vale a rendere una, diciamo, comunità più civile. Abbiamo numeri che vanno nel senso di una maggiore collaborazione dei cittadini e di questi ne siamo fieri. E riscontriamo anche un dato dall'altra parte della questione ugualmente importante, cioè che gli incassi legati alle sanzioni dell'anno precedente sono stati effettivamente effettuati, le multe sono state pagate e quindi, diciamo, il saldo è attivo. Per quanto riguarda la ZTL, dopo le tante polemiche che c'erano state anche sulla pedonalizzazione, il comportamento dei cittadini qual è stato, guardando tutte le sanzioni? Le ZTL naturalmente sono una forma di disappunto per chi vi risiede, però i centri cittadini pedonalizzati impongono delle norme a favore di un godimento collettivo e quindi questo, diciamo, sacrificio che si chiede all'individuo è compensato con un beneficio più ampio per la fruizione collettiva e credo che questo dato delle multe incoraggi in questa direzione. La perdonanza quale occasione per il turismo, potenziamento della mobilità, turismo, iniziative per incentivare le presenze in centro storico, manca meno di un mese all'avvio della perdonanza celesiniana, ma già si lavora all'Aquila per promuovere l'evento. Vediamo.
Si scaldano i motori e si moltiplicano le iniziative in vista dell'edizione 722 della perdonanza celestiniana. Il giubileo aquilano scatterà il 23 agosto e, in concomitanza con l'accensione del tripode a San Bernardino, il comitato promotore della perdonanza ha organizzato una notte festante che animerà il centro storico, dalla Villa Comunale passando per Piazza Duomo fino alla Fontana Luminosa, con musica, teatro, danze dal mondo, esibizioni corali, accompagnate dalla degustazione di vini e prodotti tipici del territorio. Il Comitato ha inteso porre in essere anche iniziative connesse alla mobilità e alla promozione turistica. AMA attiverà una linea di bus, appunto la numero 722, che nei giorni della perdonanza e fino al weekend del jazz, 2, 3, 4 settembre, collegherà le periferie est e ovest con il centro storico, con corse che, a intervalli di 15 minuti, nei momenti di massimo flusso, serviranno la città dal mattino e fino a tarda sera. Ma attrarre turisti e soprattutto farli rimanere in città è l'obiettivo dei pacchetti lanciati dal Consorzio Albergatori Aquilani, che si protrarranno anche questi sino alla Maratona Nazionale di Jazz, prevista per i primi di settembre. È importante farli stare almeno 3 giorni sull'Aquila e sul territorio aquilano per stimolare l'indotto che può generare il turista sul territorio. In realtà da studi statistici si sa che più del 60% della spesa viene fatta fuori dall'albergo. Solo il 40% circa resta in hotel, quindi ci aspettiamo che nei 3 giorni loro possano visitare e approfittare del nostro territorio in termini sia culturali che di offerta di prodotti tipici ed altro, generando un indotto turistico notevole. Appuntamento mercoledì 27 luglio alle 21:15 nel Parco dei Gesuiti di Pescara con Raccontiamo Pescara, lo spettacolo narrazione curato da Licio Di Biase, che si pone l'obiettivo di estendere sempre più la conoscenza della storia della città di Pescara. Durante l'evento ci saranno vari momenti con uno spazio dedicato alla narrazione di Licio Di Biase, che parlerà del concetto delle rughe e degli 8 luoghi identitari. Letture e sketch dedicati a momenti della vita della città con gli attori Luigi Ciavarelli, Rossella Micolitti, Assunta Dezio. Poi verrà trasmesso un video con un'intervista a Restituto Ciglia curata da Mila Cantagallo e Licio Di Biase. Al termine ci saranno le letture di Vincenzo Olivieri di Sonetti e Quartine di Gabriele D'Annunzio, scritti in dialetto e recentemente pubblicati nel libro D'Annunzio, il suo dialetto, scritto da Licio Di Biase e Daniela Dalimonte. Il tutto condito con 2 momenti musicali con la compagnia di canto popolare Abruzzo Forte e Gentile e con il coro Gospel Sound Machine, che canteranno brani della tradizione musicale abruzzese. Mediterranea compie 31 anni, l'evento enogastronomico che riunisce tutte le eccellenze d'Abruzzo torna al Marina di Pescara il 29 e il 30 luglio con un'edizione che ospiterà anche eventi dedicati alla settimana mozartiana di Chieti. Mediterraneo, una conferma, quest'anno ha anche una collaborazione con Chieti, la settimana mozartiana, perciò si amplia e ovviamente questo non fa che dare nuova luce e soprattutto nuova affluenza. Assolutamente, utilizziamo questa sinergia con la settimana mozartiana di Chieti. Il sindaco di Primi ha avuto questa idea, gli riconosco questa primogenitura, per cui l'abbiamo accettato con entusiasmo, volentieri. E noi siamo convinti che la formula adottata quest'anno si vada in linea con gli ultimi anni che hanno dato numeri importanti, in particolare avremo le 3 serate con chef stellati, avremo i 20 anni della DOP Abruzzino Pescarese, per cui ci sarà tanto da vedere, tanto da assaggiare, una cinquantina di espositori importanti dell'agroalimentare, con questa novità delle birre artigianali che si sta imponendo, è molto importante, l'area street food col Diretti e CIA, per cui aspettiamo tutti al porto turistico, perché siamo certi, siamo assolutamente certi che la formula, insieme a questa gemellaggio con la settimana mozartiana di Chieti, sarà molto interessante per chi ci viene a trovare.
E tra gli appuntamenti ancora domani sera nell'anfiteatro del porto turistico di Pescara andrà in scena la commedia musicale Mamma mia bella, il colpo di scena più interessante della nostra vita, inserito nell'ambito del cartellone di Estatica 2016. Lo spettacolo comico, nato da un'originale idea di Valentina Olla, scritto da Sabrina Pellegrino e con musiche di Stefano Mainetti, è campione di incassi nella passata stagione al teatro Ambra Garbatella in Roma. Roma e vanta la regia di Elena Sofia Ricci. Nello spettacolo anche l'attore comico abruzzese Federico Perrotta, che interpreta ben 12 personaggi. Elena Sofia Ricci, impegnata nella registrazione della fiction Che Dio ci aiuti, non potrà essere a Pescara ed ha inviato questo video messaggio. Ascoltiamolo. Ciao amici, ciao a tutti, sono dal set di Che Dio ci aiuti, quindi non potrò essere lì a Pescara purtroppo. Mercoledì 27 luglio alle 21.30 all'Arena del Porto di Pescara faranno lo spettacolo Mamma mia bella, di cui ho curato la regia, e andate tutti a vederlo perché è molto molto carino, incredibile, anche se ho fatto io la regia è molto carino perché i ragazzi che sono sul palcoscenico sono bravissimi, e quindi vi aspetto tutti quanti, controllato, aspetta che controllo, mercoledì 27 luglio ore 21.30 Arena del Porto Turistico di Pescara. Andate a vederlo, poi mi dite se vi è piaciuto sulla pagina. Ciao ciao. Ad Azzinano di Tosicia, invece in provincia di Teramo, appuntamento con la 16ª edizione consecutiva de I Muri Raccontano, edizione dedicata ai giochi di una volta. Muri d'autore, giochi di una volta, astronomia e profondi lavanda per le vie del paese dipinto. Ad Azzinano di Tossicia torna la 16ª edizione de I Muri Raccontano, tre giorni di arte, musica e svago nel paese delle pareti dipinte che si stagliano come una tavolozza naturale sullo scenario suggestivo del Gran Sasso. La manifestazione si aprirà con la tradizionale festa della lavanda, in cui ci saranno, diciamo, tutti i ragazzi, bambini andranno a vendere i prodotti della lavanda. Vi sarà innanzitutto una prima parte didattica dove appunto gli astronomi illustreranno il mondo appunto dell'astronomia. La serata sarà lietata con musica da l'artista Luca Mongia. Il sabato la giornata inizierà alle ore 17 con il corso gratuito di pizzica, e ci sarà alle ore 21 il concerto del progetto Manafè domenica 31 luglio, dove ci sarà il concerto alle ore 21 del gruppo musicale La Gabbricanti, e infine ci sarà la tradizionale estrazione della lotteria. Quest'anno però, a parte i bambini, saranno i grandi a fare i giochi dei bambini, cioè i giochi di una volta, quindi si svolgeranno da questa sera, martedì, fino a giovedì prossimo in serata, quindi dalle 9 di sera in poi. Si rievocheranno dei giochi caratteristici dell'età infantile e parteciperanno squadre di tutte le associazioni della nostra zona, quindi dalla Valle Siciliana in generale. L'abbiamo fatto dopo aver avuto insistenti richieste da parte dei grandi, che volevano dilettarsi nel ricreare un po' quell'atmosfera che c'era prima, senza nostalgia, però è una bella atmosfera. Io sono uno dei tre artisti che ha partecipato nel 2001 alla prima edizione di questa manifestazione. Sono qua nel 2016 per augurarmi che sia un continuo, che vada avanti negli anni a seguire. Il 30 e 31 luglio Roccaraso invece ospiterà la 13ª edizione del Festival Internazionale degli Gnomi, gemellaggio con l'UNICEF Abruzzo per aiutare i bambini dell'Africa che soffrono la fame. Paolo Renzetti. Il 30 e il 31 luglio Roccaraso ospiterà la 13ª edizione della Festa Internazionale degli Gnomi. Cosa accadrà, cosa vedremo in questi due giorni? Una festa del teatro ambiente, una festa delle famiglie, dei bambini, una festa del teatro ragazzi e soprattutto una festa per tutte le persone che amano la natura e le creature mitiche legate alla stessa. Dottoressa Monti, UNICEF al fianco di questa iniziativa di Roccaraso. Vogliamo zero significa non vogliamo più che muoiano bambini nel mondo per fame, denutrizione e per malattie, e per questo ci stiamo attivando tantissimo.
tantissimo e trovare amici che stanno vicino a noi ci conforta tanto. E per combattere questa mortalità infantile l'UNICEF si appoggia particolarmente sul Pamplinet, è un biscotto altamente proteico creato apposta e addirittura da un costo talmente irrisorio di 0,28 centesimi. Con 5 di questi biscotti si salva un bambino che sta per morire di fame. E allora io chiedo a tutti quanti voi, me lo sono chiesto pure, l'ho chiesto pure a me stessa, con i soldi di queste bellissime magliette che sono state fatte, quanti Pamplinat possiamo comprare? Pensateci. Cerchiamo di dare un nostro modesto contributo con questa campagna Vogliamo Zero, che noi abbiamo tradotto con Adotta un ognomo e aiuterai un bambino. Con l'acquisto di una maglietta possiamo dare un nostro piccolo ma credo importante contributo a questa campagna grande di sensibilizzazione contro la fame nel mondo. E ora passiamo alla pagina sportiva. Dopo l'incontro di stamani in prefettura di Chieti tra dirigenti e forze dell'ordine è stata presa la decisione di annullare l'amichevole di giovedì a Palena contro il Frosinone per motivi di ordine pubblico. La squadra di Massimo Oddo tuttavia giocherà lo stesso dopodomani alle 17 contro il San Nicolò. Andrea Costantini. L'amichevole tra Pescara e Frosinone, inizialmente programmata per dopodomani alle 17, non si disputerà. La partita è stata annullata per motivi di ordine pubblico. La decisione è stata presa stamani, a seguito dell'incontro che si è tenuto in prefettura a Chieti, alla presenza di rappresentanti delle forze dell'ordine e delle due società. Tuttavia il Pescara manterrà il programma fissato e dopodomani disputerà comunque una partita, sempre alle 17, contro il San Nicolò, compagine di Serie D, con cui da tempo è in atto una collaborazione stretta sotto il profilo tecnico. Intanto resta vivo il mercato della società biancazzurra. Si fa sempre più probabile la permanenza in riva all'Adriatico di Valerio Verre, dopo che l'Inter ha raffreddato il suo interesse per la mezzala, mentre la Sampdoria ha virato sul polacco Linetti, che costa meno dei 6 milioni richiesti dal presidente Sebastiani. Il reparto va comunque numericamente completato. Si puntava sul ritorno in prestito di Mandragora dalla Juventus, ma il gioiellino di Scampia rischia a breve un'altra operazione per l'infortunio patito nella gara con l'Entella. Il Pescara ha avviato allora contatti con il cileno David Pizarro, 37 anni, noto per i suoi trascorsi in Italia con Udinese, Roma, Inter e Fiorentina, attualmente in patria nel Santiago Wanderers. Non è esclusa una forte accelerazione nelle prossime ore. Restano vive le piste che portano anche ad alcuni esperti centrocampisti italiani come Giulio Migliaccio, Alessandro Gazzi e Giampiero Pinzi. Questione attacco. Ieri Alessio Di Massimo ha lasciato il ritiro per andare in prestito alla San Benedettese. Andrea Cocco è in procinto di andare al Frosinone. Si scalda la pista in entrata per Pablo Daniel Osvaldo. Il talentuoso italo-argentino a 30 anni potrebbe rilanciarsi in riva all'Adriatico. Al momento è svincolato e la partita si gioca sull'ingaggio. L'attaccante ha abbassato le pretese, 700.000 euro, ma è ancora troppo per le casse del Delfino. Per il figlio d'arte Giovanni Simeone del River Plate ci siamo, ma la situazione è destinata a sbloccarsi in via definitiva solo dopo le Olimpiadi, che Simeone giocherà con la sua Argentina. Andiamo in Lega Pro. È soddisfatto l'allenatore Lamberto Zauli di quanto fatto vedere dal Teramo nella prima uscita stagionale contro il Pescara, ma c'è ancora tantissimo lavoro da fare per inserire nuovi giocatori e creare la giusta intesa nel gruppo. Il servizio. Zauli, prima uscita contro un avversario importante come il Pescara, un primo tempo che insomma ha visto un Teramo convincente per quello che può essere dopo 10 giorni di lavoro. No, va bene, siamo contenti della partita fatta, era assolutamente la prima volta che ci schieravamo in una partita, quindi di fronte al Pescara siamo contenti per l'atteggiamento, per la compattezza di squadra, per aver provato quello che facciamo da tutti i giorni, quindi sono contento, ma ho abbastanza esperienza per capire che serve ancora tanto. È stato assolutamente un semplice allenamento, pur se gratificante, perché siamo venuti qui ospiti del Pescara, quindi per noi è stata una grandissima giornata. Detto questo, è stato importante aver fatto un ottimo allenamento, essere cresciuti e soprattutto non aver subito infortuni, che è importante, quindi è una tappa di avvicinamento alle partite che conteranno, visto che noi la settimana prossima già saremo impegnati in Team Cup, quindi è chiaro che questa partita ci deve dare forza, ci deve dare autostima, ci deve dare convinzione e nello stesso tempo dobbiamo avere quell'umiltà di migliorarci sempre di più. Questi sono insomma i valori che la mia squadra, noi dobbiamo cercare di portare avanti ogni giorno.
Chiaramente c'è la grande curiosità per gli ultimi innesti e subito in campo nel tridente Luca Forte e Marco Sansovini con Antonio Croce, anche loro hanno destato una buona impressione. Sì, abbiamo preso 5-6 attaccanti tutti in grado di poter far bene, quindi è chiaro che l'esperienza di Sansovini, la qualità di Sansovini ci sarà molto utile. Croce è un giocatore che l'anno scorso ha fatto molto bene, Luca Forte è un giocatore giovane che ha grandissime potenzialità, ma abbiamo Carraro, abbiamo tantissimi altri giocatori che possono far bene, quindi dobbiamo crescere come squadra, trovare l'equilibrio giusto che nel nostro campionato ci permetterà di fare un buon campionato. Cosa sta capendo di questo ambiente, di questa proprietà che è notoriamente molto ambiziosa, no? Presidente Campitelli in primis. Vabbè, ma quando io ho accettato Teramo è perché l'anno scorso ci ho giocato contro, perché conosco la proprietà, conosco le ambizioni della proprietà, della piazza, e quindi per me è un onore essere qui e quindi cercherò di fare tutto il possibile insieme al mio staff per conquistare la stima della società, la stima dei giocatori e la stima dei tifosi, quindi questo è esclusivamente il mio compito. Il patron della Chieti Calcio, Giorgio Pomponi, ha provveduto entro le 17 di oggi ad inoltrare ricorso per completare l'iscrizione della squadra in Serie D, iscrizione che nei primi giorni di luglio era risultata incompleta. È stato lo stesso Pomponi ad agire in prima persona, visto che non si è chiusa alcuna trattativa per il passaggio societario. Nella documentazione presentata sono stati allegati la fideiussione da 31.000 euro, assegno circolare da 18.000 euro, oltre che la tassa di reclamo pari a 500 euro. Per sapere se il Chieti sarà ufficialmente ammesso al campionato, tuttavia, bisognerà aspettare dopodomani, giovedì 28 luglio, quando la Covisod, esaminata la documentazione presentata da Pomponi, darà il suo parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti. Nella nota ufficiale diramata nel tardo pomeriggio, l'imprenditore romano non ha mancato di attaccare quelle persone che, pur avendo mostrato iniziale interesse verso la Chieti Calcio, non hanno avviato una vera trattativa. Ha ribadito che la società resta in vendita e chi vorrà trattare dovrà proporsi ufficialmente. È stato attivato il conto corrente bancario per contribuire all'iscrizione della Pro Lanciano al campionato di Serie D. L'iniziativa portata avanti dal sindaco della città Mario Pupillo e da un gruppo di tifosi è stata illustrata oggi in municipio. L'iscrizione, ha detto Pupillo, sarà fatta se si raggiungerà una cifra adeguata e se si avrà la coscienza di poter allestire una compagine adeguata. Se non ci sarà la forza sufficiente potremmo tentare di ripiegare sui campioni di eccellenza o sulla promozione. Con la sottoscrizione vogliamo provare ad avvicinare imprenditori che vorrebbero contribuire ma non possono esporsi in prima persona, nonché svegliare la città che sta perdendo le speranze. Il conto è aperto presso la Biper Liban, appunto, è il contributo da versare attraverso Liban. La causale da indicare è conto rosso-nero. Lunedì 1 agosto sarà fatto un consuntivo e si valuterà se sarà possibile l'iscrizione. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte.